Ed eccoci qui, ed eccoci qui finalmente, salve a tutti amici di Memeo.it, qui è il vostro Damians che vi parla e siamo in dolce attesa di Cyberpunk 2077, della conferenza Night City Wire che ormai da un po' di tempo ci tiene, ci tiene compagnia e che commento con grande, grande, grande dedizione, grande, grande attesa per il gioco, per cui... Eh, diciamo, sono pronto a vedere che cosa, che cosa ci mostreranno adesso del gioco. Datemi feedback audio, video, tattile, olfattivo, qualsiasi cosa che possa essermi utile per diciamo, migliorare audio e robe varie. Fatemi, fatemi sapere se ci siete per favore. Non lasciatemi tutto solo. Massimo controllo poi io.

Eccoci, volume basso, volume bassissimo, allora ripio, ripio, ripio. Volume, volume mio basso, ok, allora vado. Adesso un po' magari anche il gain. Dovremmo... Dovremmo esserci, spero, il volume dovrebbe essere, diciamo, consono. Consono, si spera. Ok. Aspettiamo poi un altro po' che arrivi la gente. Fortunatamente il, la conferenza è alle 18. E. attesa? Bah! Fondamentalmente oggi doveva uscire Cyberpunk 2077. Per cui, 19 novembre doveva essere la giornata di Cyberpunk. Poi è stato è stato come, come tutti ben sapete rimandato eh, al 10 dicembre soprattutto dopo, aver, dopo che è stato fatto l'annuncio del fatto che molti degli cioè, gli sviluppatori di CD Projekt sono stati messi in crunch a, a lavorare a lavorare sodo diciamo sulla patch del day one quindi la speranza è che con, con, con aver rimandato eco cyberpunk al 10 dicembre loro non siano più in crunch, però non si, hanno, non si hanno più notizie da questo punto di vista, per cui la speranza, la speranza è quella. Il crunch è la rovina praticamente dell'industria, io sono, sono ormai un fervido sostenitore di questa teoria, per cui diciamo che nel momento in cui tu sviluppi un gioco, fidati sono sempre in crunch, eh, questa, questa, guarda, io lo sospettavo. Ma non volevo, non, ecco, volevo pensare che non lo fossero perché veramente il, forse non sia ben chiaro che cosa significhi fare crunch, eh. soprattutto per chi magari non, non lavora, ecco, nell'industria. Eh. È un, un po' difficile da comprendere, però è uno, è uno dei, diciamo, dei. Il fatto che, comunque, dietro al videogioco ci sono un sacco di maestranze, ci sono un sacco di sviluppatori e metterli, metterli a lavorare più del normale, addirittura appunto impedendogli di avere le, le pause consone ad un ambiente di lavoro è, è assolutamente poco civile, ecco per quanto mi riguarda. Però nel senso. Aspettiamo, aspettiamo notizie su questo campo, vediamo, vediamo un po' come tira, intanto comunque non manca moltissimo, manca un mese a Cyberpunk 2077, sempre che non continuino a posticipare, a posticipare, a posticipare, allora a questo punto ci vedremo probabilmente ancora nel 2077 a fare, a fare le live in attesa di Cyberpunk 2077 che nel, nel frattempo sarebbe, cioè, è già diventato già un gioco storico, ecco nel senso... Mi vedrete tipo con gli impianti e tutta una serie di robe. Sarà. Sarà interessante, ecco. <ride> sarà una roba. San, santo cielo, santo cielo. Però, intanto, nella scorsa live abbiamo visto che hanno mostrato i veicoli, hanno mostrato tutta una serie di. Eh, tut, tutto quello che riguarda il comparto veicoli, hanno fatto vedere i veicoli. Eh, quelli, diciamo, di. Eh, quelli economici, nel senso che il, ci sono i veicoli divisi per fasce e ci sono i, i veicoli di lusso, e ci sono i veicoli che sono praticamente dei pezzi assemblati di rottami, eccetera, eccetera, e quindi la guidabilità anche del, del veicolo, il gameplay del veicolo viene influenzato dalla qualità del diciamo, della sua della sua manifattura. Quindi è, è plausibile il fatto che guidando una macchina piena zeppa di, cioè un patchwork praticamente di rottami. E questo, diciamo questo vada un po vada un po abbia una guida molto molto poco agevole è una cosa interessante non è una feature esattamente così innovativa eh? non, non che ci si aspetti effettivamente da cyberpunk 2077 di innovare eh, più di tanto su alcuni su alcuni punti può certamente innovare però anche ne stavamo parlando sul nostro gruppo di redazione un po di tempo fa la, la necessità un attimo di abbassare l'hype l'hype di cyberpunk è necessario abbassarlo diciamo che CD Projekt nel senso con tutte vari, le varie posticipazioni del gioco ha abbassato notevolmente l'hype cioè almeno parlo sempre dal punto di vista personale poi non, non si può fare un'indagine o meglio si potrebbe fare un'indagine per prevedere l'hype del, della community e dell'utenza ma tendenzialmente è necessario ancora abbassare questo hype perché si è creata attorno a cyberpunk questa quest aura incredibile di gioco Uh, super immersivo, immersivo poi. Vabbè, super innovativo, eccetera, eccetera. Che io stesso pensavo, nel senso, nel, è stato tutto, è tutto diciamo, collegato. Nel senso, e io, io stesso sto abbassando un attimino anche le mie aspettative per il gioco perché so di rimanere meno deluso se c'è qualcosa che effettivamente vuoi anche per l'estasi del momento. Pensavo, diciamo, potesse far parte del gioco completo. Ma abbiamo, come abbiamo già visto un po' di tempo fa, un sacco di features che per noi erano scontate all'interno del genere cyberpunk, a quanto pare non sono tanto scontate per CD Projekt, nel senso, anche banalmente la metropolitana come mezzo di trasporto, che non è stato neanche calcolato da parte cioè non è stato inserito da parte degli sviluppatori all'interno del gioco, questa cosa qui già, diciamo, non dico che fa... fa un attimo pensare. Perché quanto può essere... Difficile inserire questo sistema all'interno di Night City. Quanto può essere complesso? Non, io, non essendo uno sviluppatore, non lo, non lo posso sapere. Però, nel momento in cui vedo altri giochi che la incorporano anche in maniera abbastanza, in, abbastanza egregia, ehm, al di là di, dei vari Deus Ex, soprattutto Mankind Divided che mette la metropolitana, ma la usa come un mero espediente eh, di sviluppo, ecco, per poter, diciamo, avere delle. Aree istanziate che il, ti, ti permette quindi al gioco di caricare più velocemente. Nel senso, ci, la usano come espediente per il caricamento e fondamentalmente ti mettono, eh, ti mettono una serie di aree free roaming esplorabili. E non è tutto un open world, ma sono pezzi. Watch Dogs paradossalmente metteva anche la metropolitana, Watch Dogs il primo ambientato a Chicago e aveva, aveva la metropolitana che tu potevi prendere, insomma il treno che tu potevi prendere e ti portava nei vari punti di Chicago. Diciamo, lo avevano fatto loro, back in uh, nel 2014, non vedo per quale motivo nel 2077 non ci debba essere. Tra l'altro anche in Mafia Remake sono stati tagliati i treni e i metro, vero? Vero, 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 anche in Mafia, anche in mafia Remake. Mafia, ma, mafia Remake diciamo che da, da quel punto di vista ha tolto alcune, ha tolto alcune cose. Ha tolto alcune cose. Infatti nel senso mancano, mancano alcuni elementi che nel Mafia originale c'erano. Però era necessario fare, fare un remake. Io adesso non so i dettagli dello sviluppo dietro. Era necessario comunque fare un remake di Mafia che comunque... Il... Cioè io personalmente me lo sono, me lo sono proprio goduto. Eh, contando il fatto che il primo Mafia lo avevo giochicchiato, ma... Avevo un gameplay per me troppo arduo da. diciamo da, in, da padroneggiare. Lo sentivo, lo, sen, lo sentivo vecchio come gameplay, invecchiato molto male. E grazie a Mafia Remake, effettivamente, secondo me si permette anche ad una, una maggiore utenza, magari anche più giovane, di poter giocare mafia e avere, e avere comunque un gran gioco con una narrativa incredibile. Tanto mancano 20 minuti. Carichissimi, carichissimi, carichissimi Intanto stavo leggendo su MMO.it Che è uscita una news molto interessante Di cui mi piacerebbe discutere con voi Anche perché di Cyberpunk nel senso ormai ne abbiamo discusso Tantissimo Ogni live che ho fatto su Night City Wire Abbiamo parlato tantissimo di Cyberpunk Lo abbiamo davvero, per quelle che erano le informazioni che avevamo in possesso Abbiamo davvero fatto un breakdown, un'analisi incredibile Per cui nel senso tutto sarebbe eh, ripetuto nel, nel momento in cui vedremo la conferenza, magari vediamo qualcosina di nuovo che si può ripetere tranquillamente. però una notizia che ho visto e che ho letto oggi su è fatta dal, dal buon Askzor, riguarda appunto a uno degli, dei developer di World of Warcraft che ha lasciato, ha lasciato Blizzard in questi giorni. Ed è secondo me una notizia molto, molto carina che può, che può far riflettere non tanto su eh, pratiche aziendali, non tanto su, ma su scelte artistiche. Su scelte, su scelte artistiche perfettamente condivisibili e su, sulle quali secondo me si può imbastire un discorso anche di, diciamo, a, a livello proprio, un, 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 diciamo, una discussione formativa anche su questa cosa qui, perché è una scelta stilistica che molti apprezzano, molti altri no, che negli MMO è effettivamente particolare. Per riassumere un po' quella che è la, la notizia. Um, il developer appunto di, uh, di World of Warcraft, Chris Kaleiki, eh, il designer perdonatemi, abbandona, eh, abbandona il progetto World of Warcraft perché secondo lui è stato dato negli anni e nei, nelle varie espansioni molto più spazio alla narrativa degli NPC piuttosto che alle, alle gilde o in generale all'unione, all'interdipendenza tra i giocatori che giocano l'MMO. Questa cosa è, è, è interessante. È un, è, un punto, è un punto di vista molto interessante che secondo me può, può essere utile discutere. Perché, all'interno di un MMO, all'interno di un MMORPG, ciò che è eh, diciamo interessante da vedere è la cosiddetta narrativa emergente. No? Cioè, quello che eh, la narrativa, quindi tutte le varie storie che emergono dai giocatori stessi in contesti sociali. Essendo che l'MMO è un grandissimo, cioè è uno, diciamo, delle forme di, uno dei generi videoludici che più mette al centro il giocatore e il suo giocare di ruolo, è interessante eh, vedere come un MMO come World of Warcraft negli anni abbia dato sempre meno spazio alla questione gilde per dare invece più spazio ad una narrativa più scriptata, più, diciamo, ehm, più diciamo coinvolta dal punto di vista empatico verso gli NPC che rispetto all'aggregazione dei giocatori per poter far crescere tra di loro la narrativa emergente. Difatti, secondo, secondo questo designer, la, la questione diciamo, riguarda anche la produzione, perché se un, un gioco come World of Warcraft prima poteva rilasciare diciamo, un'espansione eh, un ogni tot... Anche non corposissima, ma comunque con tante cose da fare per contenuti eh, di Gilda e roba varia, ti dava anche più tempo per lo sviluppo. Nel senso, non c'è una continua richiesta da parte dei giocatori di contenuti nuovi, poiché i contenuti nuovi si creano ogni volta che loghi all'interno del server. Ecco, forse dando più spazio alla narrativa degli NPC, ecco, dai parte dei giocatori a questo punto è emersa anche la questione di volere anche contenuto maggiore, più corposo. E poi tenere i giocatori incollati ad un gioco, ehm, di, far, di farli comunque rendere attivi all'interno di un gioco di questo tipo, eh, diventa difficile nel momento in cui il tuo contenuto inizia e finisce. E non c'è altro. Le queste quest giornaliere... Sì ma ci sono tantissimi altri giochi soprattutto looter shooter che mettono le quest giornaliere praticamente eh, se sei invaso dalle quest giornaliere io mi immagino giochi tipo Warframe e eh, tutta una roba del genere che io personalmente ho giocato per un periodo ma che eh, mi praticamente mi riempivano il quest log di roba da fare Era una roba dopo un po', un po snervante ecco perché sembra che non, hai, non finisci mai di fare roba da un certo punto di vista ti tieni impegnato per carità però. Dall'altro, secondo me, non fa un, non fa un grande servizio. Cioè da dire che, comunque gli sviluppatori di Warframe sono un grande esempio per come sviluppare un looter shooter, ma questo è tutto, è tutto un altro discorso. Però, all'interno di un MMO è, diciamo. È, diciamo, qualcosa di interessante. La narrativa emergente in generale, è qualcosa su cui bisogna soffermarsi. Bisogna soffermarsi un pochino. Perché comunque, anche immaginando giochi di ruolo classici, cioè nel senso, non è. Ci deve essere, secondo me, chiaramente l'equilibrio come in tutte le cose. Per cui è giusto dare una buona narrativa ad un NPC come è giusto anche concedere ai giocatori il proprio spazio per esprimersi al meglio all'interno del mondo virtuale. Quello, quello è un classico. Però, è, diciamo. Io immagino, per esempio, Dungeons and Dragons. No. Dungeons and Dragons è il gioco di ruolo pen and paper, che suppongo, molti di voi hanno, hanno giocato, personalmente, sono un grandissimo appassionato. E trovare l'equilibrio la via di mezzo è molto interessante. Perché devi, devi creare un diciamo un contenuto che deve essere il più possibile. Ehm, devi creare, diciamo, una storia e un mondo che sia attrattiva da scoprire, ma allo stesso tempo permettere ai giocatori di interagire in maniera tale da. Potersi esprimere e creare tra di loro le loro narrative attraverso poi l'interazione con il mondo. Rendere tutto più scriptato potrebbe non piacere, ecco, è un metodo che potrebbe non piacere, però, cioè, nel senso, poi sono, poi sono gusti. Io personalmente mi diverto in, in entrambi i modi. Solo che nell'ultimo periodo è visibile il fatto che, comunque, all'interno degli MMO la, lo spazio per le gilde sia diventato sempre un po' di meno. Poche eccezioni, Albion Online credo che sia. Una delle, delle eccezioni, perché il solo player in Albion Online, sì, se la gioca tranquillamente, ma se entrasse in, in gilde, in uh, corporazioni, eccetera, 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 eccetera eh, avrebbe sicuramente più vantaggi, e eh, c'è molto, molto più da giocare da questo punto di vista. Però sono, sono chiaramente posizioni, sono chiaramente modi di vedere l'RPG, modi di vedere anche l'MMO. Non ce n'è uno giusto, uno sbagliato, è giusto, è giusto specificarlo. Non lo so, io l'ho trovata una news molto interessante, io vi invito ad andare appunto sul sito a leggervela per vedere le sue dichiarazioni e soprattutto per vedervi il video, sono 15 minuti di video, se vi va di vederlo, bisogna un attimino avere un po, di, un po' di inglese, diciamo, masticare un po' di inglese, però comunque è guardabile senza, senza troppi problemi. Intanto controlliamo a che punto sta il buon, il, la buona CD Project Red. 12 minuti, 12 minuti. 12 minuti tra l'altro mi è arrivata pure la notifica che abbiamo sbloccato un emote di Johnny Silverhand <ride> Incredibile Incredibile Cosa non sblocchiamo, cosa non sblocchiamo Un emote Ok Intanto twittano anche sul, uh, sull'account uh, Sull'account di CD Project. Eh, E' qualcosa Chissà cosa mostreranno Sarà, sarà interessante capire cosa, cosa mostrano anche perché, diciamo che le cose principali le hanno, le hanno già fatte vedere. Soprattutto i path. I, i path. Che inglese, che inglese? Maccheronico, macheronico. Eh, I path e tutte, tutte le questioni che riguardano, appunto, lo Street Kid. Tutta, li hanno già fatti ampiamente vedere. Gli innesti, mi pare, li hanno già fatti vedere. I veicoli, li hanno già fatti vedere. Boh, eh, le missioni, soprattutto il. Cavolo, il. Quella, quella missione. Cavolo, non mi ricordo come si chiama. Ora non mi viene in mente, mi verrà in mente. Ma c'è la, la, quel dispositivo che ti permette di vedere i ricordi di un, altro, di un altro NPC, di riviverli e di fermarli come se fossero dei filmati, mettere in replay, fare tutto per poter individuare tutte, diciamo, tutti i dettagli, per poter capire meglio come è morto, cosa nascondeva, eccetera, eccetera. La brain dance. La brain dance Non mi, non mi veniva. In cioè, non mi veniva mi veniva brain, ma. Brain dance, sì, 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 sì. la brain dance. Abbiamo visto quello che, è, secondo me, è una feature molto interessante. Che secondo me può dare. Può dare qualcosa di interessante. Certo, non so quanto quante missioni con la brain dance possano esistere, perché non ho idea se hanno utilizzato un po'. Se hanno utilizzato un po' di procedurale. Fanno vedere Johnny, quindi Chiano. Ah, ok, fanno vedere Johnny Silverhand. nudo e crudo. Come mamma l'ha fatto Chiano Reeves. Tra l'altro, il grandissimo attore. A mio parere, anche se ha un po' sempre la stessa espressione e fa più o meno sempre gli stessi film. Però è comunque piacevole. Tra l'altro, non so se avete visto le candidature dei Game Award di ieri. Anche lì ci sarebbe da discutere tantissimo sulle candidature dei Game Award. Quella meccanica ricorda tantissimo il film Strange Days. Sì. Vabbè, ma in generale è, fa parte dell'universo di Cyberpunk da. da tantissimo. Ora, io non mi ricordo di quando è Strange Days, però comunque il, il gioco. Il gioco cartaceo di Cyberpunk è un, circa. Anni, anni 80, quindi più o meno. E. no, dicevo, le candidature dei Game Award di ieri che sono state molto interessanti. Secondo me, chiaro, alcuni. 1995 Strange Days o Cyberpunk? il gioco di ruolo di cyberpunk Tanto metto solo la chat un attimino a posto che no cos'è questo ok comunque al di là di tutto strange ok cyberpunk dovrebbe essere comunque un po' prima però fa parte dell'immaginario comune tra l'altro devo rivederlo strange days perché gran, gran film però devo devo rivederlo il dicevo la candidatura dei game awards comunque interessante perché Avete visto Hades dei super giant? Come si è messo? Ciao, AskZor, grandissimo. Avete visto come è messo Hades dei super giant, signori? Candidato come miglior gioco indie e come miglior gioco dell'anno. Cioè, nel senso. C'ha candidature ovunque. Miglior uh, voice acting. Ehm, miglior art direction. Ha ah, un sacco di candidature. Super Giant hanno fatto colpo con. Uh... Con Hades. Difatti, io non vedo l'ora di giocarlo perché, nel senso. Ah... Sembra incredibile. Sembra incredibile. Buonasera, Spa Spattertag. Buonasera, è da tantissimo tempo che non ci vediamo È da un po' di tempo, effettivamente, che non sono live sul canale. Ormai mi prendo solo il mio cyberpunk. <ride> Parlo di quello. Farà come disco Elysium l'anno scorso. Probabile. Però è già qualcosa. È significativo perché, nel senso. I Super Giants comunque sono un. Diciamo una. Una software house indie, una software house indipendente. Quindi nel momento in cui... Rimetto a posto la chat che non si vede bene. E nel momento in cui viene candidato come miglior gioco indie e miglior gioco dell'anno, uno dei due per forza lo deve vincere. Perché se non lo vince nessuno dei due, cioè è l'eterno sconfitto. È il Leonardo DiCaprio del, dei The Game Awards. Cioè come funziona sta cosa. Adesso sta davvero spaccando i culi. Scusate il francesismo, ma no, il francesismo lo, lo mastichiamo tutti. Grandissima Dreda, grazie per essere qui. Ehm, però nel senso sta davvero. Ci sono davvero delle ottime candidature. Davvero delle ottime candidature. Alcuni giochi chiaramente si ripetono, tutta una serie. Vabbè, però è eh, comu comunque interessante. Soprattutto anche il lato VR: il lato VR con la, con la mia R. Il lato VR è comunque molto interessante. Anche perché c'è Alex come candidato, e c'è anche The Walking Dead Saints and Sinners. Che non so se alcuni di voi hanno potuto vedere com'è, io l'ho potuto vedere perché lo giocava un mio amico. E ho potuto vedere come Come ci giocava e come funzionava la cosa. Sembra incredibile. È, è incredibile il fatto che addirittura il gioco eh, ti metta l'opzione eh, vocale, ma dovresti alzare un po' il volume. Quale volume? Il mio? Sempre il mio. Ma signor Plinius, 500-100 il bitrate che sei un po' pixelato Posso cambiarlo a streaming acceso? Non sapevo si potesse fare una cosa del genere. Io alzo ancora un po' il mio volume, così almeno il buon Plinius mi sente, mi, sente, mi sente molto bene. Guarda il volo se riesco a fare... Guarda, io ti dico, non essendo un esperto AskZor, non saprei... Non saprei nel senso... Tu prova al massimo, non si può sticazzi, giustamente, c'hai ragione. Vado nelle impostazioni e vedo un attimo come si fa. Output... No, velocità in bit non me lo fa modificare a streaming, a streaming attivato, giustamente. Immaginabile. Ecco, immaginabile. Però c'ho 5000 di bitrate. Boh. Comunque... Al di là... Al di là di tutto, funziona davvero tanto bene, nel senso, quel gioco lì per VR, perché ti dà un mondo, un mondo diciamo una mappa di gioco dove tu puoi entrare un po' ovunque. E, e soprattutto se tu parli c'è la possibilità di mettere... La, la questione vocale, quindi, nel senso, l'interfaccia vocale. Nel senso che, se tu parli all cioè normalmente. E eh, All'interno del gioco gli zombie possono sentirlo e quindi possono venirti incontro. E è incredibile. È, da è davvero incredibile quel, quel gioco. Mi ha, mi ha davvero mi ha davvero stupito per come è, com è stato realizzato. Che i giochi di The Walking Dead ce ne sono stati alcuni che non sono stati tutto sto granché. L'unico degno di nota è quello della telltale. Che è un'avventura grafica. Però è l'unico degno di nota. Tutti gli altri sono un po' così. Sono un po' così. Intanto io passo all'altra schermata. E vediamo, e vediamo di avere già subito questo giallo tipico di Night City Wire che io adoro. Eccolo, eccolo. Come mi immagino, tipo all'interno di CD Project, arriva quello che fa le grafiche, fa. Eh, come, lo vuole, come lo vuole questa grafica? E lui fa gialla, no, se non c'è ocra, <ride> ah no, ocra se non c'è giallo. Giallo canarino, sì. A me piace un sacco sto, sto colore, non so, non so come mai. Sono, sono un patito di questo, di questo colore. E ti dà, diciamo, quel feel uh, retro wave, un po' da... Giallo ormai il colore dell'ansia ultima. <ride> ah, io non... Per uno come me che soffre d'ansia costantemente, questo colore... Ah, incredibile. 3 minuti e 40 secondi. 3 minuti e 40 secondi. E si va. E si va a Night City che... Night City che hanno sbagliato a darle il nome perché... Tendenzialmente sempre giorno a Night City. Poi, oltretutto, ce l'ho sul, sul secondo schermo che è un pochino più grande e un pochino più luminoso. E Questa roba qui mi fa una lampada. Mi fa. Mi fa proprio una lampada. Un solarium. <ride> Incredibile. No, comunque, vediamo vediamo un, po', vediamo un po' questo Johnny Silverhand Speriamo di sentire anche un po' delle canzoni nuove, magari dei Refused, che sono la band. Che è, stata, che è stata, diciamo, incaricata di comporre la maggior parte delle musiche di, di cyberpunk, soprattutto quelle super rockettone fatte da, da Samurai e da Johnny Silverhand. Ma infatti, fatecelo vedere di notte, cazzavola, che cyberpunk è. E il cyberpunk è? Il cyberpunk è uno state of mind. Mi ricordo una volta che un, un, un mio professore mi, mi chiese qual era il mio film preferito, gli risposi, guarda, il mio film preferito è Blade Runner. Fa, ma, ma che palle, come che palle? piove sempre ma come piove sempre? <ride> ma che cosa che non le piace un film solamente perché piove sempre ma ci sarà un motivo per cui piove sempre o sbaglio o sbaglio ci sarà uno smog incredibile no? all'interno all'interno dei cyberpunk super smog signori e piogge acide anche Emberai me la <ride> Emberai in realtà era il mio professore Sotto copertura, sotto mentite spoglie. <ride> Me lo immagino. Però sì, cioè, nel senso tipico del, del cyberpunk. È comunque un ambiente tendenzialmente cupo. E tra l'altro, ho giocato di recente Ghost Runner. Che agli amanti del cyberpunk consiglio a Piece. Cioè nel senso proprio, non dovete nemmeno pensarci. Prendetelo, perché sono comunque circa 9 ore di gioco. Veramente incredibili ad un prezzo, comunque sono 30 euro il gioco a prezzo pieno. E non soltanto gli amanti del cyberpunk, gli amanti dei del cyberpunk del, e del platform. Perché è comunque un grandissimo gioco a piattaforme ed è davvero 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 ben realizzato. All in Games ha fatto davvero un lavoro incredibile su, su Ghost Runner. E, e la trama anche di Ghost Runner, per, per cui, cioè nel senso, una persona non si poteva immaginare chissà che trama da un gioco. Da un gioco così a piattaforme, però c'è, presentissima adesso, ok, c'è, presentissima, e anche lì, secondo me è anche ben scritta per essere comunque un gioco. Un gioco platform 50 secondi, e dai, 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 dai. Tra l'altro, chicca di Ghost Runner, ehm. La progressione delle abilità e diciamo degli innesti del nostro protagonista sono dei chip. Noi abbiamo una griglia all'interno della quale dobbiamo inserire questi chip. E questi chip fondamentalmente sono fatti con i pezzi del Tetris. Quindi tu devi comporre come se fosse tipo un pezzo, una roba da Tetris. Caruccia come roba. Solo che anche lì il lato di progressione non è che sia stato così, così granché approfondito. Però iniziamo. Fatemi sapere se l'audio della della conferenza lo sentite bene, se devo alzarlo, se devo diminuirlo, se devo. se devo farmi gli affari miei. Eccola, sempre lei, episode 5. The show from us at CD Project Red, where we talk about all things cyberpunk 2077. Sì, uscirà, uscirà anche su Next Gen. Infatti, il problema di farlo uscire il 19 novembre era appunto. Anche secondo me su quello. facial and unveil a new my rewards scheme which anyone can take part in no matter which platform you'll be playing cyberpunk on we'll then wrap up today's episode <laughs> buonasera sono massimo dalema ma detto con la voce di kenuri grandissimo dresna buonasera night city wire before the game round Johnny Silverhand, ovvero l'uomo che tutti vorrebbero sposare, ma che nessuno vuole ammettere. Stavo solo parlando. Devo stare qui, mi sento. E non ti scuso a chi chi è in mio canale. Non eri scritto, Pe. Queste sono memorie. Questi due sono coniati in un modo che non posso capire o spiegare. Chi. Io e Pepe? Silverhand. Johnny Silverhand. Real talk of the town back in my day. He died, like, forever ago. No, no, it's on full eh. solo che avevo il cursor. Eh? Right he burned down half the city just to prove he was right. And burned the other half just for fun. What do you want from me? Huh. Destroy saka I don't even know what that means. Do whatever it takes to stop him. Him, gutter. He already tried to take over your body. You know, just for a little while. Hear me, asshole? A bullet to the fucking brain! Get out! Just get the fuck out! Tell me how to get rid of it. You don't have much time left. Huh? A dick you know and you're a cunt maybe we'll fit together after all sometimes we like to share things with you and other times we like to keep secrets and it can be worth it for that big reveal. Pretty sure nobody was expecting to see Keanu Reeves on stage at E3 2019. So let's go behind the scenes to see how Keanu Reeves brought rocker boy Johnny Silverhand to life. You could say it's breathtaking. Cyberpunk 2077, Johnny Silverhand. I've had the opportunity to do voiceover a few times. I've worked on a cartoon. I had done some documentaries. I'd never done this much. You know, you don't gotta speak out loud to talk to me and i've processed some shit changed my mind don't want you dead anymore you know and got to play a character in so many kind of different ways because of different paths or threads or choices so you almost get to play one moment say you have a decision would you take a bullet for me? with three different behavioral attitudes so that was fun you know he's a uh, johnny's either a dick or he's happy. <laughs> you know why? Because you've always been a fucking pussy, Carrie. So it's been fun, and that was kind of what I was interested in: you know, the different options that the game could play. You know, playing the same person but with different versions of it motion capture baby Johnny Silverhand uh, so No aspetta ma è senza barba qui non mi piace L'ultima volta che l'ho visto senza, senza barba era in point and break Matrix and the Matrix films so to start doing the motion capture for Johnny it was all very familiar to me the only difference i think technologically was how close they were going to real time review but creatively it was very familiar in the sense of starting a, a library of, of gesture and the toolbox, let's say, for <laughs> the Goodman For the character. A Boboden Kirk. Yeah. 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 So you get to see Johnny as the rock star, you know, you hear about his military past, you know, and he's fighting for his survival. Yeah. So he's kinda got all of these things leading into the moment of this guy. It's really a kind of an interpretation, because I think there's a Johnny Silver handle. <laughs> not a little dark at times. He's very passionate, he cares. You know, it's um, he's kinda naive, but he's also super experienced in life. He's got certainly an appetite for life. Oh no, Yo, you're wrong he wants to change the world you know but he has a cause that he wants to fight against the corpocracy come on don't tell me you're not interested he's kind of looking for a different kind of freedom corps have long controlled our lives taken lots and now they're after our souls because they're milfgard what CD Project Red has shared with me in the way that they talk about the game and what I've seen is that it's got a, a lot of freedom. There's so many different paths that you can play the game on. But it's not just quests of paths. It's like, who are you? How do you want to play the character? If I gotta kill, I'll kill. If I need your body, I'll fucking take it. You can go into action. You can go into mystery. You can problem solve in different ways. And where you go in this world, there's so much detail. There's so many different things that you can go off into that are really interesting um, and fun. There's a real drama to the game and emotional stakes to it. And then there's lighter. Sì, diciamo che to it. allora. Music, production design, technologically how cutting edge it is. I don't think there'll be a game that looks like. Yeah, it's intense. Gang, gang. They don't believe in the Every day I take the, the driver, you get his side. The so, yeah. Bye-bye. Yeah. Before we get into what it was like to actually work with Keanu Reeves, was it always him that you imagined as Johnny Silverhand? Was there anybody else that you ever considered having for the role? Yeah, Holly, it was a long, arduous, extended uh, process to imagine uh, what Johnny Silverhand is supposed to look like, what he's supposed to sound like, what he's supposed to act like. Everybody and their great grandmother seemed to have an idea. And, the process actually involved a lot of was a lot of Real Water. Uh, I could go on advertising. Uh, you know, we cast a pretty broad net initially. Uh, we considered actors. we considered uh, enlisting uh, actual rock stars, you know, band frontmen to play the role. at one point, we even toyed with the idea of uh, taking and reviving uh, a recently deceased long-time luminary of the recording industry. Now, some might say that it was a pipe dream to assume that we could do that, technologically other or otherwise. Well, uh, I'll see you uh, that pipe dream and raise you another because uh, one could easily say that it was a pipe dream to assume that we could successfully pitch to and ultimately enlist Keanu Reeves to play the role. Now, I'm sure this is on everybody's mind right now, but what was it actually like to work with Keanu Reeves? Because even he said in the video, this was like nothing he'd ever done before. A question uh, that I'm sure uh, anybody who gets to work with Keanu has to answer, and I get where it comes from. Keanu is a consummate professional. When he's at work, he's at work. He's completely and utterly focused. To that work, he brings his talent, he brings his art, his technical skill, and overwhelming charm. And yes, the scale and the complexity were and are dazzling. Uh, Nonlinearities. The variation in attitude, mood, emotion that are required to achieve them, they can be difficult to get your head around. And if you take all of Johnny Silverhand's bits, uh, you know, his screen time, it's like doing the equivalent of many, many feature film roles put together. And we covered all that in uh, a handful of mocap sessions and under two dozen VO recording sessions of four to six hours each, um, and that took, Focus. It took control. It took dedication. All of which uh, Keanu provided in heaps. So tell us a little bit more about the character of Johnny Silverhand and why he's important to the story, but also why it's important to have him played by like such a powerful personality. Okay, uh, how do I do this without uh, spoiling too much uh, for gamers? In the broadest sense, I'd say Johnny Silverhand is a co-protagonist of the game, rather than. Uh, a sidekick I mean there are buddy bits in the game uh, but uh, in the end uh, Johnny has an agenda and he pursues it and V has an agenda and has to pursue that and for to get things done V and Johnny have to work together things some of the things they do are V's and some of the things they do are Johnny's and some of them are important to both of them okay we're that that, uh, bonds gamers I think to both characters uh, both characters' agendas become equally important. Uh, both characters' continued existence becomes equally important. For any uh, gamer or viewer or reader, what you have to do is create that bond between them and the protagonist or protagonist. You have to make uh, those characters understandable to them, likable to them, lovable to them, with that understanding, even when they do something not entirely admirable, or say something uh, reprehensible. Uh, you stay committed you stay involved you stay bonded to them and there's no denying casting uh, a powerful personality somebody who exudes uh, charm by the truckload helps to further all that so boris can you tell us like what does keanu bring to johnny silverhand what, what keanu brings to johnny silverhand is nothing more and nothing less than keanu uh, i could parse that into a string of adjectives but i uh, kind of think that would be borderline insulting because it wouldn't begin to do him justice. To anybody who's seen the applicable movies, uh, Neo is Keanu. Keanu is Neo. John Wick is Keanu. Keanu is John Wick. John Constantine. Johnny Mnemonic. John Johnny Constantine. Harder, Johnny Utah. There are. film? Keanu. And to anyone who will play Cyberpunk 2077, Johnny Silverhand will be Keanu. To my mind, at least, star power is a fact and. A, uh, an important factor for uh, broad sections of the audience out there. So, can you give us more information about the process of motion capture, right? Because we saw you in the video, you know, doing some of it, but really, how does it work? Uh, I, I wish I could, Holly, but I'm really no mocap expert, <laughs> and I can, I, I, I can basically tell you what the day uh, looked like, what the process looked like to me. Uh, to me, it was a fine day in LA, and uh, I put on a wonky looking a uh, bodysuit with uh, uh, the, the globules all over it, and I put on the head cam, and then we proceeded to block and then play out scenes between V and Johnny, and we did it over and over and over again. As we did that, I must have poked Johnny uh, in the chest hundreds of times, uh, and I must have uh, yelled fuck off at Johnny 35 times, you know, uh, and, and, well, I never, Expected to be doing any of that. No, I never imagined I'd be doing any of that. Well, Boris, thank you so much for joining us. I Your voice in the studio is quite iconic. So whenever I talk to you, I feel like I'm in a trailer. It's amazing. It's not all that. It's not all that, Holly. Thank you. Well, from. Uh Soviet-era synthesizers to body heat radio. It's time to explore the original score and just some of the radio stations you'll be listening okay, to. Okay, Driving around night city. Score is the main vessel of emotions in both movies. piano, piano, piano. and, Chiano, Chiano and e is no music, different. music, music. It actually took us a long time to find the right color of the music getting that sound together is almost as important as the actual look of the game itself because the music is really helping you feel this emotional connection to the game <laughs> Una il 80 90 flare. We took from Rave, IDM, ok. And make them fit our... Interessante, hanno fatto un lavoro musicale per far fuoriuscire quindi il cyberpunk dagli anni 80 per fare che non fosse retrofuturistico, ma fosse un qualcosa più simile agli anni 90 Infatti anche gli stili che avevamo visto la scorsa volta su quello kitsch super super glam erano molto ispirati diciamo agli stili degli anni 90 la musica ci sta io personalmente la, la adoro tutta la musica synthwave e anche l'hard rock che mettono dentro è secondo me fenomenale I love the fact that the music in this game is so varied, so we have some tracks that are super dirty, super heavy, and then we have some tracks that are very beautiful and ambient, I'm using all kinds of different effects, so it's been uh, great to be able to experiment with the sound and the style. What happened? Bugo? Are bloccato. That's what you are, basically. Well, I can do that all day long. So you'll just <laughs> you'll just you'll just have to tell me what you like, and what you don't like. Cool. Okay. It's not going to sound like one thing, depending on what part of the city you're in. We basically scored every quest pretty much with custom assets created specifically for that quest. We ended up having over seven and a half hours of music and cyberpunk. Working on cyberpunk has just been insane. <laughs> um, I can seriously say that I've never worked with such a bunch of mad people in my life and mad brilliant. The gear that we used comes out of boutique shops Fatemi or uscire or subito l'album su Spotify like e lo distruggo. Perché si Perché si I really hope all Fun. this effort put into creating this score pays off with satisfying and enjoyable listening and gaming experience. Incredible. Hello, Night City! Whoa! Night City. Hanno comunque preso diciamo Hanno comunque preso diciamo Gli stili musicali più dagli anni, degli anni 90 Quindi appunto dicevano prima l'EDM DM, E tutta questa serie di musica elettronica Che girava appunto molto negli anni 90 Gira ancora tanto adesso Davvero soundtrack is one of the key elements we use to build believable worlds. we've invited yeah, and artists the from around the world, incredible talents, incredible musicians, to write and produce songs just for us for this project. the soundtrack for cyberpunk is insane. so the soundtrack being all the songs that they've got going on, whether it's on the radio or on the background, all these just amazing bands. we've got over 150 custom genre-bending tracks, all waiting for you to discover them by yourselves. you know, the reason i want to be a part of cyberpunk is, Grimes. So basically I know the Witcher Grandissima. Is super sick, And then I actually got to play a preview of a game, which was fucking incredible. I've always wanted to do something connected to a video game. So the I was pretty excited when this came in and it was like an instant yes. I was kind of imagining what it would be like being a character in that game. The person that's a musician in this world in this time has grew up in that space. This isn't just some fun shit. There's also an intellectual and spiritual history to this world that's been constructed for you you know we want to provide you with the soundtrack to fucking shit up like mm -hmm. how can you not want to be a part of that games that are the la moglie la moglie di elon musk for those of you who can't wait to hear more from our Buonasera, Buonasera. come estiamo a special six track cyberpunk 2077 ep featuring tracks from the game's original score Onto streaming services for you to enjoy for free, and they'll be live at the end of this episode, so you can give them a listen later. In addition, if you're <laughs> planning on live streaming Cyberpunk, or if you just want to make videos, we want to introduce you to a new mode that will allow you to disable certain copyrighted tracks. We know that for content creators, um. licensed music can sometimes be problematic. So with this new mode, you'll be able to disable a small number of <inaudible> could cause some issues, replacing them with a different song, helping to avoid any problems. If you're going to be live streaming from console, this will start automatically, but you can toggle it on and off in the options as needed. And for PC players, you'll be able to turn it on and off in the game. Con la nuova diciamo direttiva forget, sul copyright di Twitch, uh, è un po' difficile per i content creator to watch in questo anything momento. Again. We will be uploading everything to our channels soon. Now from Polish to Chinese. When Cyberpunk launches, it will have VO in 10 different languages. So we're going to take a closer look at the Jolly technology, which is ensuring each and every one possible. So hi, my name is Sarah Watling. I am the CEO of Jolly Research in Toronto, Ontario. In this video, we're going to show you a little bit about Jolly, the software, uh, and Jolly in action within the world of Cyberpunk 2077. Maintenant, tu vas répondre à questions honnêtement, sans détours. Rayfield's mine. Scusi, zaplati dva raza. Zaplatiš dva raza. Jolly is a suite of tools and a suite of services that result in what we think is the coolest and best and highest quality facial performance on characters. Ah, incredibile! Questa, questa è interessante. Parlano del software che utilizzano per fare il. Based on audio diciamo... dialogue, audio speech from a voice actor slow deep your cortisol and adrenaline spiked but the soft activated your hormone blockers nothing happened you're alive and well what jolly tries to do is it tries to get to the root of what is being expressed in the vocal performance and put that on a 3d character that's rogue best fixer in all of night city there is just an incredible amount of performance in this game Next, Sure.

All you're doing is changing an attribute. In For example, in speech style. If you wanted your character to to shout instead of mumble, instead of issuing a set of commands that redo the animation, instead you click an attribute going from, in this case, mumble to shout. But you walk. You bleed. But you walk. You bleed. But you walk. You bleed. If the lip sync is right, you don't notice. If the faces match, and match <laughs> the performance. Notice, awesome Stanno a quanto game riuscendo a far richiedere Askzor e non credo che sia che sia possibile da parte that's, di CD that's Project that's convincere Askzor. <laughs> <tell him> <laughs> sta cosa gli farà vendere un botto son come delle farine. È furbi, hey, ma come cavolo come che lavoro. C'è quasi meritato. It's our way of saying thank you for your support. Now, every copy of the game comes with digital downloadable goodies, such as the art book, the original score, and a digital comic, all from the Cyberpunk universe. But there's more. You can also claim in game items for Cyberpunk 2077. <laughs> for example, you could be rocking the Wolf School jacket, <laughs> simply connecting you the game to your GOG account. Cyberflame Io spero non sia digitale il comic Perché io l'ho preordinato in versione fisica Cioè mi deve arrivare fisico quel comic book Perché altrimenti Ma Now this new My Rewards program is for everybody. No matter which platform you're playing Cyberpunk on, you'll be able to get both and in-game items. beginning Perché l'ho preordinato su da My Rewards. E quindi spero che arrivi fisico dato che questa era la promessa. Ma so <laughs> c'è un Kindle nella scatola. <laughs> Capolavoro. <laughs> È cyberpunk, no, la carta che se frega. C'è fisico solo la mappa di gioco, perché mi sbaglio. Ma questo quello che ho letto. E diceva disponibile fino a so copie, quindi suppongo <laughs> Oh, un altro gameplay trailer, perfetto. La mappa di Need Exacto for Speed. L'engen è stato hit. Check it out here. I'm losing control. All'interno <laughs> <laughs> di CD Projekt Red, ci dedichiamo a raccontare storie immersive. <laughs> Speriamo. Con ogni nuovo progetto, abbiamo iniziato a rendere i nostri giochi più grandi, più complessi e più intensi. Come on, V. Let's get you home. Cyberpunk 2077 marries exploration of a vast. Salve 01. Buonasera. Story-changing player choices and robust character development, all to bring you into our vision of the dark future. You ever feel like a city doesn't give you a choice? You either burn alive in it, or you never existed at all. The year is 2077. An economic crisis culminating in nuclear conflict has left America in pieces. With most of the continent degenerating into lawless war zones, people from all over have converged on the already overcrowded Night City, one of the world's last great megalopolises. A hub amassing the best in resources and know how, and home to manufacturers of cutting edge technologies night city continues to offer the promise of a civilized future what no no this isn't happening oh but it is but in the city streets a merciless struggle for power rages gangs corporate agents hustlers religious cultists and all the to outplay one another ordinary people dovrebbe essere stato già mostrato in night city I seek revenge. Much more feasible here. In this world, consumed by never ending conflict, sometimes only an outsider will get the job done. Elizabeth tells me you have answers for us. I'm all ears. And that's you, an urban mercenary, a cyber enhanced gun for hire. You seem to understand each other. Take this, too. As a mercenary, you swear no allegiance. You've chosen the outlaw life and trust that your abilities will carry you up Night City's ruthless underground social ladder. Heart of Night City. That's it right there. To thrive as a merc, you need the right combination of gear, skills, and reputation. Dex had a load to say about you. I hope he wasn't overselling. With the money you earn, you can turn yourself into a living weapon, buying guns and enhancements in the hundreds. as you roam the city streets you gain the experience okay. you need to upgrade abilities and acquire perks combine the right skills and gear to become okay. a gunslinger with inhuman reflexes a stealthy net runner with command they il gunplay, secondo me or practically anyone in between i'm a magami i'm absolutely ready to but the biochip that can set you up for life oh filthy um. rich when its sealed container is ruptured the only way to prevent the biochip from failing is to slot it into your head it turns out it contains the digitized soul of johnny silverhand a dead rocker boy with violence on his mind i mean to say there's an actual terrorist in my head right now He's out for revenge. True. Aims to bring down the megacorp that made the chip. Do whatever it takes to stop him, defeat him, gut him. What is in your head can shift the balance of power in Night City. The high and mighty will do anything to lay their hands on it. Told you I'd end you someday. The choices you make will shape your story and determine how events unfold. V, you got to take them down. That's why we're here. But not everything in no, the city is a matter of life and death. Sometimes it's about style, choosing your look. You're right. Your pastime. Il 18 più non è solo per per il sangue, ecco. Sei meno di 30 anni non lo giochi. Io non lo posso giocare, quindi. Welcome to the next generation of open world adventure. Immerse yourself in Cyberpunk 2077. <laughs> È un bel trailer, ma allora, cyberpunk sincero, nel senso non uh, finito, tra l'altro. Finito, finito. Continuiamo l'altra scena. Ma ah, un po', allora... Ah, non, non ti dico... No, no, assolutamente, Asgard, non ti dirò come mai dovresti essere ipato. A partire per la... Ma chi è Stanzinona? Stanis che hai portato... No, assolutamente no, nel senso, io infatti a inizio live ho detto che l'hype a me sta un po', sta un po calando quello, quello sembrava un Elgast di Echilson è vero, è vero, è vero um, però per rispondere alla domanda di, di Ashi mi sembra poco di quel che vedo sì chiaramente forse volevo un po' di sangue smembramenti di parti meccaniche e da parti naturali sto cercando di abbassarmi le aspettative al minimo così non rimarrò deluso in caso allora secondo me queste cose ci saranno anche perché la gente se lo aspetta Secondo me queste cose ci saranno e la gente se lo aspetta e non è una cosa così impossibile. Chiaramente la Peggy 18 deriva non soltanto dal fatto che eh, ci sia un po' di sangue o roba varia, dipende anche dalla presenza o meno di nudità, cosa che abbiamo visto anche in questo, in questo Night City Wire essere presente, censurata ma presente, eh, alla possibilità di assumere droghe, alla possibilità comunque ai temi trattati che comunque... I temi, I temi di cyberpunk 2077 sono dei temi tutt'altro che, cioè come tutti i videogiochi cyberpunk, non sono temi esattamente di, di facile comprensione. Per cui, diciamo, lo metti, essendo che li tratti in una maniera molto cruda, molto violenta, è normale che vengano messi col Peggy 18. Quindi, nel senso. Allora, dopo aver visto questo trailer qui, nel senso un po' l'hype è ritornato, ma è tutto per una questione musicale, perché essendo io un grande appassionato anche di musica, nel senso nel momento in cui sento la, la colonna sonora che hanno imbastito e che hanno, che hanno composto, io chiaramente sento subito, sento subito in hype, appunto come dicevano, come dicevano anche gli utenti prima, solo anche so, sentendo la colonna sonora. Diciamo che il gioco bisogna, bisogna un attimo ri, ri, rinquadrarlo, perché è importante rinquadrarlo. E non, come diceva anche Ashi, non farsi. diciamo, abbassare un pochino di più le aspettative. <ride> Xpeppo P-Guy, subito, ma ci sta, ci sta essere in hype. Però bisogna un attimino rinquadrarlo. Perché nel momento in cui. Diciamo, allora, allora, qui abbiamo visto in questo trailer, infatti, un po' di. Ehm, un po' di anche roba sul GDR, sui perk, su tutte, tutte le questioni varie. Però effettivamente. Dice, da quello che hanno mostrato fino ad adesso sembra sembra, diciamo, una. Sembra un GTA, Un GTA, scusami. Un GTA in, in un universo cyber, cyberpunk. Sale sale non fa male. Cosa sta, cosa sta succedendo? Cosa sta succedendo? Cosa Appunto, però eh, quello quello che hanno mostrato oggi, diciamo. Perché del resto ne abbiamo già parlato tantissime volte. Io sono un po' in dubbio sul gameplay di Cyberpunk 2077. Perché non hanno mostrato così tanto. E soprattutto temo sia un po' deboluccio. E che le sequenze comunque di sparo non siano tutto questo soddisfacenti. Posso sbagliarmi? Assolutamente. Eh, non, non vedo l'ora di sbagliarmi quando, quando, potremo quando potremo finalmente giocare a Cyberpunk. Per cui. Ehm, però da quello che hanno fatto vedere. Mi dà l'impressione di essere un po' carente Tut Tutta una serie di altre cose sono magari anche fatte bene Però Mi sono persa la parte centrale della live eh, ah, aspetta Speriamo che bene va Altrimenti dovrò consolarmi col buon vecchio Deus Ex Ma quello lo si può sempre fare In qualunque momento Mi sono persa la parte centrale della live Ma non mi è perso Se si, si è visto un granché Sul punto di vista del roleplay Sul punto di vista del roleplay Ne hanno parlato per quanto riguarda il motion capture Perché Perché nel senso È interessante anche quello Di fatti ne parliamo Scusa è per colpa del lockdown no, Non riesco a tenermi scusa No vai tranquillo Vai tranquillo <ride> Vai tranquillo ehm, Ne hanno parlato tanto appunto Nelle precedenti live Oggi hanno parlato Di una cosa molto interessante Che vabbè Keanu Reeves Bravissimo Un applauso a Keanu Reeves Però La, la cosa interessante Che facevano vedere È come effettivamente Keanu Reeves Fosse uno dei Fosse il primissimo progetto Diciamo Videoludico Al quale, Al quale lavorava In questa maniera ed è interessante vedere come si svolge la cosa, perché ehm, molto probabilmente il futuro di molti attori sarà nel videogioco, attraverso il motion capture. Lo abbiamo già visto per Death Stranding di Hideo Kojima, che ha praticamente preso attori famosissimi. Però è interessante vedere come funziona questa industria qui, questo modo di lavorare qui, perché per molti attori potrebbe, potrebbe essere una gran roba. E diciamo che appunto, come si era già visto per Dead Stranding e per tutta una serie di, di videogiochi di questo tipo, si è visto che non soltanto è più redditizio dal punto di vista mediatico, ma cioè, anche dal punto di vista monetario. Sono, sono sicuro, ma poi anche per il fatto che non so se lo sapete, ma a, live a livello cinematografico gli attori vengono pagati a pose. Quindi, nel senso, quando cioè, appunto ci sono le pose, vengono calcolate le pose che devono essere fatte. Durante, durante il corso di un film, e l'attore viene pagato a posa. E per un film possono essere, diciamo, non, non, non saprei dare un numero, però per un videogioco sono sicuramente molto di più. La produzione è più lunga, eh, le, fasi, le fasi di motion capture sono anche un pochino più stressanti, perché comunque tu non hai il set costruito, hai. E tutta questa grandissima tuta. Quindi recitare è anche molto più difficile. Immedesimarsi nella parte devi essere proprio molto più bravo come attore a fare, a fare un lavoro del genere. E comunque è comunque molto interessante sentire quello che stavano, quello che stavano dicendo. Comunque, nel senso, chiaro, non ci hanno fatto vedere poi tutto questo, granché perché ci hanno fatto sentire le stazioni radio, ci hanno fatto sentire tutta una serie di robe. però diciamo che come diceva anche Holly Bennett all'inizio, non vogliono dire troppo. Che ci può stare. Mm, devo recuperare allora perché è quello che mi interessa di più del titolo sarà un RPG molto complesso. Sì, appunto. Difatti mm, Keanu Reeves parlava di come. Ehm, di come effettivamente veniva complesso, diciamo, soprattutto in un RPG dover recitare la parte, cioè dover recitare fondamentalmente la stessa identica parte con differenti varianti perché cambiava la storia in base, o cambiavano le battute, in base a quello che veniva detto o quello che veniva scelto o meno dai giocatori. E' è comunque una roba, una roba più interessante, nel senso ci sta, ci sta un attimino a sentire qual è, qual è il carico di lavoro, cioè comunque un, un attore deve, a, livello, a livello di, in, diciamo, di interpretazione... Ha un, uno script, se lo legge tutto, sa più o meno dove deve arrivare l'evoluzione del suo personaggio. Le battute sono, sono più o meno quelle, però chiaramente gli avvenimenti sono scritti. E all'interno di un videogioco di ruolo, dove possono cambiare gli avvenimenti, viene molto più complesso lavorare. Ci sta, ci impieghi più tempo. Allora, rimando a questa precedente news. Mostrare le origini del personaggio, più nuove armi e canzoni. Per chi volesse recuperarsi i video, sì, assolutamente. Grandissimo, grandissimo Plinius. E, e niente, diciamo che a livello, a livello di conferenza comunque è stata, è stata carina, loro come al solito riescono a fare, un, a fare uno spettacolo incredibile, però eh, l'hype, come dicevo prima, rinquadriamolo un attimo perché comunque ci stavamo, ci stavamo aspettando tanto da Cyberpunk negli, negli anni, quindi nel senso... Sono più film se ci pensi, in che senso sono più film? Cioè i, i giochi che stanno producendo sono più dei film. Perché, comunque, diciamo, dobbiamo, dobbiamo rinquadrare un attimino Cyberpunk, per evitare, poi di rimanere, per evitare poi di rimanere delusi e affrontarlo con più pragmatismo possibile. Perché è necessario affrontarlo con pragmatismo quel gioco. Perché essendo che sono tanti anni in sviluppo, sono state dette tante cose eh, dai dev. Da Insomma, l'immaginazione si è già fatta. La nostra immaginazione ha già giocato Cyberpunk 2077. Quindi, nel senso. Non è, non è il caso che poi arriva. No, il fatto di fare più scene. Mm, in che senso? Nel, nel senso che devono. Devono recitare più cose anche per le varianti del gioco. Però deve, questa è una perla, quella dell'immaginazione. È una roba. Se volete la ridico mentre bevo su con l'ananas. La nostra immaginazione ha già giocato a Cyberpunk 2077. L'immaginazione, miglior motore grafico 2077? <ride> sì, nel senso. Nel momento. Eh, nel momento in cui hai a che fare con un. C'è anche per esempio. Dead Stranding di Hideoku non era. Non era come Cyberpunk. Nel senso che lì gli attori avevano comunque uno script, avevano delle cutscenes, lo recitavano ed era già comunque un'esperienza interessante e incredibile molto pesante anche lavorativamente parlando contando che lì il gioco sono pure una cinquantina di ore e, però per un gioco di ruolo è ancora più complessa perché lì non hai un personaggio diciamo che si evolve diciamo nel momento non, non si evolve e non dice sempre le stesse cose soprattutto potrebbe avere evoluzioni diverse in base a cosa scegli di fare e quindi è più complesso gestire tutte le sfaccettature e la polidricità possibile di un personaggio devi essere un bravo attore, Keanu Reeves è un bravo attore, diciamo, ha sempre fatto più o meno le solite parti, nel senso, eh, John Wick, vabbè, gli hanno ammazzato il cane, gli hanno, gli hanno distrutto la macchina, gli hanno distrutto casa, insomma, Point Break non faceva neanche una gran parte, John Constantine anche lì, faceva sempre più o meno il badass, il badass che però è un po' timidello, diciamo, è però un personaggio molto interessante. Chi Reeves, quelli che interpretano sono se stessi, appunto. Se tocchiamo Death Stranding è finita. Ogni volta che non mi Stranding mi si capovolge il processore. Proprio così, backflip del processore all'indietro, e, <ride> e si rimette in sé. Sì, no, è però è chiaramente un paragone, è chiaramente un paragone da fare. Quindi, nel senso, è giusto, è giusto portarlo, portarlo all'attenzione <ride> in, que in questo momento, soprattutto quando si parla di mocap. E tra l'altro, anche i Game Award. La categoria comunque del... Uh, attoriale è comunque ben valutata Tant'è che, che ai Game Awards ieri hanno nominato come migliori, migliori attori eh, Hanno nominato allora, Ashley Johnson di Ellie Laura Bailey di Abby eh, Non mi ricordo il nome, il nome suo ma... Quello che dà viso e voce a Miles Morales eh, Quello che dà la voce ad Ade Insomma... È una categoria che anche Game Awards sta iniziando ad avere molto, molto più peso. Essendo che le nuove tecnologie comunque vanno avanti e sì, vengono, vengono utilizzate. Anche perché animare completamente un, un personaggio da zero è un lavorone. Col mock-up, diciamo, risparmi un bel po' di tempo. Quindi, ragazzi, è finita la conferenza di Server 2077. Tanto alla fine vincerà Destrophas 2 come Game of the Year, ma adesso si prenderà un bel po' di premio. Allora, vincerà The Last of Us 2 come Game of the Year. Molto probabile e sicuramente molto quotato. Però, comunque, gli altri, gli altri partecipanti se la giocano se la giocano molto bene. Comunque, una categoria bella, bella corposa. Adesso si prenderà un bel po' di premi. Sì, e saranno tutti molto meritati. Molto meritati. Tra l'altro, una categoria a cui dovete fare attenzione per quanto riguarda i game award, è quella sull'accessibilità. Che si cagano in pochi, ma dal punto di vista videoludico, è molto tecnologico soprattutto, è molto importante guardare anche la categoria dell'accessibilità nei videogiochi, perché eh, se, no se noi guardiamo come alcuni titoli hanno gestito le, le interfacce utenti per i non vedenti, non, i non udenti, eccetera, eccetera, è, è comunque bello vedere come si sono resi più accessibili. La tecnologia comunque va avanti, bisogna metterla a disposizione anche per questa cosa qui. Tifo Animal Crossing per vedere Fegati Spappolo? No, se va Animal Crossing. Eh... Cioè, per carità, bellissimo gioco, eh, sicuramente. Io non, non lo metto in dubbio. Ha fatto, fatto bene. Ha unito moltissime persone durante il lockdown. Eh, tutto vero, però. Però, no, dai. Però intanto si è beccato la nomination. Intanto si è beccato la nomination. Insomma, qualco è qualcosa? È già qualcosa. E anch'io tifo contro corrente, ma è difficile. Ma allora, mh, secondo me non così tanto. Allora, 3 secondi, prendo un attimino le categorie, perché mi ero segnato alcune cose eh, sulla Game of the Year. Mmh. Non ho segnato nulla sulla Game of the Year, ho segnato sulla best narrative Ghost of Tsushima. Non lo so. Non ho giocato Ghost of Tsushima, ci fosse stato Stan, vi avrebbe detto lui, avrebbe detto lui stesso. Uh, se lo meriterebbe anche, sinceramente. Io non ci ho giocato, però ha avuto un successo oltre clamoroso, quindi chissà. Uh, The Last of Us 2 ha una narrativa incredibile, e un'introspezione caratteriale anche molto, molto ben realizzata. Uè, mi son perso tutto, Stan, cosa mi combini? Stan, Stan, tra l'altro. E' interessante anche sapere la tua opinione se puoi fare un attimino super macchina da scrivere fast hard typing in chat. Um, nomination Best Narrative, Ghost of Tsushima, la tua opinione. Ti avevamo proprio appena nominato. Quindi, per dire parli, parli di, del diavolo, ecco, Stan, Stan Coberson. Sì, no, la narrativa comunque di The Last of Us 2 è incredibile, ed è, un, ed è un gioco davvero 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 ben realizzato. Quindi bisogna dare merito al merito. Bisogna dare merito al merito. E, e quindi è molto probabile che vinca la Game of the Year Quotatissimo ci, ci sono altri giochi che se la competono molto bene Però dal punto di vista anche commerciale Dal punto di vista eh, sicuramente ha fatto Ha fatto molto L'avevo sentito direi una barzelletta Lo penso anch'io non, non, non credo che Che, che sia pare, cioè Che possa competere in maniera reale Ghost of Tsushima Nel senso Sucker Punch ottimo studio Ottimo studio ha fatto un ottimo lavoro con Ghost of Tsushima, nessun, nessun problema, anche Stan, Stan lo ha scritto, nel senso hanno fatto comunque un buon lavoro. Ma. Non ci sono le basi, credo, per una game of the year, o un best narrative. E. Boh. Non, eh, non saprei. Non saprei, sinceramente. La categoria, tra l'altro, invece del, degli indie game. E anche da guardare in maniera interessante. Perché appunto c'è Hades che ha la, la, sua, la sua nomination. Ed è comunque meritatissima. Ma ci sono anche tantissimi altri giochi, tra cui Carrion. Tra cui um, Fall, Fall Guys, vabbè. Io non, non, non mi esprimo su Fall, Ga su Fall Guys, um, ma Spelunky 2. Spelunky 2, raga, grandissimo Spelunky 2. Io ho, gioca cioè, ho, ho giocato solamente il primo. L'ho visto, visto giocare. Ho visto giocare Spelunky 2, però. È un bellissimo gioco. Desperados 3, non so dove è candidato, ma ti fa per lui. Miglior eh, migliore strategico Desperados 3. Miglior gioco, gioco di strategia, se non vado errato. Te lo dico immediatamente perché non voglio assolutamente fare misinformation. Sinceramente, come avevo detto nella recensione, a parte l'autografico, non c'è niente di vera qualità in quel gioco. Eh... Ci sta. Ci sta. Cioè, nel senso è un gioco. È un gioco come tutti gli altri. Non so se effettivamente si merita una. Anche solo una nomination. Oh, l'ho arrivo tardi. Arimask, però. Cioè. Arimask, ma si arriva tardi? Benvenuto. Madonna, Fall Guys, lasciamolo perdere per gli awards, dai. Non, non capisco. Cioè, Among Us, posso capirlo. Among Us posso capirlo. A Full Guys. Boh. Capito, ah, non è manco un indie. Ah, non è una, una casa indip indipendente, non è una software house indipendente. Vabbè, rimasto, meglio tardi che mai. Eh, sei arrivato, dai, dai. E, però, appunto, cioè, le nomination sono incredibili quest'anno, c'è da dire. Quindi eh, sarà interessante da capire chi vincerà. Sarà una, una battaglia. Pubblicato da Devolver. Ah, beh, allora. Nomination politica. C'è anche la, la nomination eh, per il. Per... <ride> nomination politica per gli equilibri del paese. Il paese mondo. <ride> Però, nel senso, c'è anche la nomination per il gioco, il gioco per il sociale. E anche lì ci sono dei bellissimi giochi. C'è il gioco Tell Me Why fatto dagli stessi sviluppatori, credo. Di uh, Life is Strange, se non, se non erro. Tell me why. Una nomination democratica. <ride> in, in qualche modo bisogna. Dot not entertainment. Sì, Life is Strange, dot not entertainment. Vabbè, co sono, comunque, sono comunque interessanti da seguire. Sì, ma cosa vuol dire premio per il sociale? Cioè cosa si intende? Si intende dei giochi che hanno trattato all'interno, cioè hanno basato tutta la loro narrativa su delle tematiche prettamente sociali. Per esempio, Tell Me Why è un videogioco che parla appunto di questo, di questo ragazzo, ragazza transgender, non, 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 non mi sono ben informato, però so che, parla, so che parla di quello, e quindi è un gioco di quel tipo. Poi c'erano altri giochi che hanno altri argomenti, mi, mi pare anche lì guerre, tutta una serie di cose, però... Sono, sono po politicamente molto schierati. E soprattutto socialmente molto, eh, molto, diciamo, schierate. Tenny Way ho provato il primo episodio con Game Pass e abbandonato. Ah, non è così bello? Pensavo fosse, pensavo fosse più carino. Dato che comunque Life is Strange, degli stessi sviluppatori, Life is Strange è un, è un gran gioco. È una grande avventura grafica. Evitabilissimo. Ah no, non lo so, lo, lo, lo giocherò... Se è sul Game Pass lo gioco. Lo gioco e poi, poi al massimo vi faccio sapere. Però è, è, è comunque una, una software house interessante. Purtroppo non hanno più raggiunto il livello di LIS. LIS. C'è una ragazza transgender ma sembra che abbiano puntato tutto sul sensibilizzare con una tematica. Che abbiano potuto tutto sul sensibilizzare con la tematica affrontata per dimenticarsi poi di tutto il resto. Ah, sì, Life is Strange, ok. Ah, cioè, si sono dimenticati poi anche della narrativa solo per affrontare quella tematica lì? Boh, è, è, interessante, è interessante vedere però al massimo una volta ne, ne parleremo. Una volta ne parleremo, Stan, quando torneranno i TikTok, che ormai sono diventati. Uh, Un'utopia, <ride> i TikTok. Sfortunatamente con, eh, con una serie di impegni. esterni dobbiamo metterci, mettersi d'accordo su, su giornate robe varie sta diventando sem sempre più complicato, sempre più complicato. Ma ci riusciremo. Si spera. Però, tornando a bomba su Cyberpunk, per quello che, per quello che abbiamo visto, al massimo possiamo provare a rivedere anche qualche. qualche video. Se ce lo permettono, sto facendo adesso il botto di spettatori, ma infatti. Mica finisco adesso. Fai un salottino improvvisato. Benvenuti nel mio salotto. Anzi, nella mia cucina. Uh, ok, ci sono troppi video, non so quale sia quello che voglio vedere, a dire il vero. Ehm. Uh, incredibile. Ma quanti video ci sono? Gameplay trailer. Ok, questo qui è delle braccia. Quello del presentatore. Super, super, super duper. Riusciremo, ma prossimo anno probabilmente. Assolutamente. Cyberpunk, speriamo bene. Speriamo bene, sì. Però come dicevo prima, abbassiamo un attimo il nostro, il nostro hype perché è necessario. È assolutamente necessario abbassare un attimino l'hype. Tra tre settimane sapremo. Assolut assolutamente si, si spera. Che tra tre settimane esca. Altrimenti, come ho detto. Per me lo rinviano ancora. Allora, Morgotto, se lo rinviano ancora, noi ci vedremo fino al 2077. Con cadenza regolare. <ride> a parlare. A parlare, diciamo, di. Di Cyberpunk. Cioè, ne parleremo a cadenza regolare tutti gli anni. Fino al 2077. Soprattutto sono stato tutta la notte a, ten a tentare di ordinare sta PS5 del merda per Demon Souls, ma niente. Eh, ho sentito che ci sono stati dei problemi con i preordini. E tra l'altro oggi è uscita PlayStation 5 Brava Sony. E, e si entra ufficialmente anche in Italia al completo nella nuova, nella nuova generazione di console. Insomma, è una roba. Eh, Damian, qual è l'ultimo gioco che hai finito? Allora, l'ultimo gioco che ho finito è stato Ghost Runner di all in games come appunto citavo, citavo precedentemente nel parlando appunto di cyberpunk eh, quel gioco lì è un gioco hack and slash, prima persona eh, cyberpunk a piattaforme ed è molto interessante mm, lo, lo si può trovare anche a un prezzo di 30 euro e secondo me è un gioco che vale, che vale davvero la pena io mi sono divertito tantissimo e, ed è una sfida interessante come videogioco perché morire è estremamente facile Uh, tu ammazzi i nemici con un colpo e loro ti ammazzano con un colpo. Easy as it is. Uh, invece sto giocando adesso. Sto giocando un, un gioco che mi sta prendendo davvero tantissimo. Uh, è il Blade, Senua Sacrifice. Se non l'avete mai giocato, ragazzi, recuperatelo. Il Blade perché è un'esperienza videoludica incredibile. Incredibile. Cyberpunk da comprare in sicurezza per il marzo prossimo. <ride> così così tanto in là. E la volta buona è che rischiano il disastro. Anche a livello di azioni, sì. Soprattutto non, non possono rimandarlo ancora più di tanto. Gli azionisti non li tieni più di tanto. Eh. Diventano la barzelletta del mondo se lo rinviano ancora. Cyberpunk 2077 è come l'orizzonte. È come l'utopia, no? Cosa diceva l'utopia secondo. Eh, come quella che spiega Giorgio Tirabassi in box? No, l'utopia. No? L'utopia è come l'orizzonte. Cyberpunk 2077 è come l'orizzonte, no? Tu fai due passi avanti. E lui si allontana di due passi Tu fai un altro passo avanti E lui si allontana sempre di un passo Così Sai dopo il 1977 questo Passa un giorno E lui viene rinviato di un giorno Solo per te ehm, Porca vacca Mi era venuta la La fotta La fotta cosa, cosa, Per Demon Souls Ma nemmeno me lo fanno prendere Cani infami Che scandalo davvero la PS5 <ride> Addirittura Manteniamo i toni, per favore, signori, siamo, siamo dei gentiluomini. Manteniamo dei toni, dei toni decenti. Me lo rigioco sul PC emulato. <ride> Mamma mia, Ma Mask, ma cosa sta succedendo? Io sono completista, ma dico che sta cosa dei pezzi limitati di PS5 se la stanno giocando per vendere di più. Beh, è possibile, però se i pezzi sono limitati dovrebbero aumentare il prezzo. Quindi non è neanche tanto plausibile, forse. Riappone una rubinetto così deve avere la sicurezza di venderle sempre. E l'attesa stessa del piacere. Tutto bellissimo. Super triggered today. No, ma Ask Zor è sempre super triggered. Cioè, sì. Mi scusi, Damian, mi sono irato. Mi ma io la capisco perfettamente, signor Arimas. Però mi perdoni. Ma, ma una persona come lei che mi usa quel tipo di linguaggio è che cacchio. È, stiamo a parlare di videogiochi, mica ad esercizio. Mi capisca, però, eh. Bisogna sempre guardare Boris qui per capire certi inner joke. Però il. Ricordatevi di abbonarvi al canale per supportare il nostro lavoro. Assolutamente sì! Assolutamente sì! Abbonatevi al nostro, al nostro canale che siamo sempre in live. Insomma, siamo una macchina da live. Sempre, dove, sempre e comunque in ogni luogo, in ogni lago. Tendenzialmente. Quindi abbonatevi, Followateci se non ci followate eh, Donate. Prima o poi lo guardo, Boris, lo prometto. Eh, ma lo prometti da un po' troppi mesi, Mask Cioè, questa cosa non va bene. Adesso che non è la PS5, ma <ride> ah, non è di Mon Souls. Prenditi un attimo di tempo e guardati Boris. Fidati che. Ti, ti calma tutto. Ah, è il momento di watchone. Dovrebbe essere su Netflix. Dovrebbe essere su Netflix. Se non sei sicuro, guarda, ti spiego questo, questo trick. Se non sei sicuro di dove sia un prodotto, eh, su, dove sia un prodotto audiovisivo, puoi fare cercare il nome e poi just watch. E ti, eh, quel sito lì ti indica esattamente su quale piattaforma digitale è disponibile. So, in streaming o all'acquisto. Cioè, c'è su Amazon Prime a caso? No, c'è su Amazon Prime? Sono appena tornato a casa e ho visto che su Epic c'è gratis Elite Dangerous. Dillo, dammi, assolutamente sì. È gratis Elite Dangerous. Scaricatelo perché è un gran gioco. <ride> Elite Dangerous non, nonché lo Star Citizen che ce l'ha fatta, fondamentalmente. Star Citizen è ancora lontano. Anche quello lì è più o meno, più o meno come l'orizzonte, secondo Coleano. Però, sì, appunto, il... rivediamoci un attimino una roba di Cyberpunk 2077, dopodiché io direi di staccare, di staccare, perché... E se poi te ne penti? Posso pentirmene, posso pentirmene. Perché no posso pentirmene? Solo che non riesco ad azzeccare il trailer giusto. Trailer ufficiale di Journey Silverhand, questo qui è il trailer di Keanu Reeves... Vogliamo rivederci il gameplay? E rivediamo il gameplay? Official gameplay trailer. <ride> allora, 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 allora. Cambiamo schermata. Eccoci qui. Benvenuti nel mio salotto. On us. Engine Mettiamo Super HD. Facciamo tutto quello che si deve fare. Eh, sono un 4K. Tira ancora un'oretta, Damian. C'è pubblico. Fallo per Plinius Io tirerei ancora un'oretta, ma stasera ho un'altra live. E... Ok, che non devo muovermi dalla scrivania. Ma è interessante comunque non arrivare in ritardo. <laughs> Red, we to stories, Assolutamente. Io non tradisco nessuno. Project, io non appartengo bigger, a nessuno. Sono uno complex, spirito libero. Come on, v. Let's get you. Lei. L'avete. Io ho capito la citazione qui. Ve la ricordate? Ditemi che ve la ricordate. Se siete delle persone di cultura, ve la ricordate. A una certa, nel trailer è apparso un capannone di spalle a un personaggio, ma sembrava quello in cui girano Boris. Blade Runner, bravissimo Plinius, è la replicante in Blade Runner. Cioè, è uguale, hanno preso il, hanno preso chiaramente il modello, non so se. sicuramente un, un una grandissima citazione, un mister Adesso c'è Roy, Roy Betty. No, minchia, no, no, è proprio lei, cioè nel senso è praticamente uguale. Devono pagare i diritti, suppongo lo abbiano fatto. Suppongo lo abbiano fatto poi anche per Blade Runner sui diritti ma sono oddio di, di chi è? Non mi ricordo. Daryl Hanna. Esatto. Tra poco vediamo anche Roy Betty con eh, il piccione con la Time to Die. Amore che lui. Cyberpunk 2077 marries exploration of a vast open world with kinetic combat. Story changing player choices. Ok um, This is your duty Ma, Ci sono sicuramente Si può anche che stanno facendo la remastered di Blade Runner Il videogioco del 96 Interessante and All to bring you into Qui sappiamo our già come funziona la character, uh, la character creation like Insomma Either burn alive in it, or it never existed at all. The year is 2077. An economic crisis, culminating in nuclear conflict, has left America in pieces. conflict nucleare, crisi classico. With most of the continent degenerating into lawless war zones, people from all over have converged on the already overcrowded Night City one of the world's last great megalopolises a hub amassing the best in resources and know-how and home to manufacturers of cutting-edge technologies night city continues to offer the promise of a civilized future what no no this isn't happening oh but it is but in the city streets a merciless struggle for power rages gangs Corporate agents, hustlers, religious cultists, politicians, and all manner of criminals strive to outplay one another. Ordinary people get caught in the crossfire. Looking for justice. In Night City, I seek revenge. Much more feasible here. In this world, consumed by never ending conflict, sometimes only an outsider will get the job done. Elizabeth tells me you have answers for us. I'm all ears. And that's you, an urban mercenary, a cyber enhanced gun for hire. You seem to understand each other. Take this, too. As a mercenary, you swear no allegiance. You've chosen the outlaw life and trust that your abilities will carry you up Night City's ruthless, underground social ladder. Heart of Night City. That's it right there. To thrive as a merc, you need the right combination of gear, skills. And reputation. Dax had a lot to say about you. I hope he was not overselling With the money you earn, <coughs> you roam turn yourself streets You get find Guns. You 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 Ok, soltanto sulle. Vado a mangiare, dove sei live poi, Damians? Si può dire Oplini ti fa sparire? <ride> Mi nasconde in un bunker o in un capannone dove hanno girato Boris. Dite, amici ed entrate. No, io dopo, dopo sono live sul canale Twitch di Niente da dire che masterò una campagna di DD. Quindi siamo, siamo alle sessioni di DD stasera. 21, Dillo dillo, lo dico, lo dico. Mi vedrete scomparire, amici. Ehm, ok, interessante. Adesso vediamo un attimino la roba la roba degli attributi Rifles and, and Blade. Sono questi tre. Eh? Beh, allora aspettate un attimo, cioè, scusami, ma chi diceva prima che non c'era un po' di sangue per Terra? Sulla... Ci ho capito, ma nel senso avete visto sta scena? Ma che è? Lo skill tree è bello complesso, non è quello che mi preoccupa. Ma io voglio As capirlo, the... perché. Ok, allora c'è... ok. intelligence cool technical ability a and body and reflexes okay okay she only at point e i pack point okay quindi you, you gain the experience l you need to upgrade abilities and acquire perks combine the right skills and gear to create a gunslinger with inhuman reflexes a stealthy netrunner with command of all surrounding tech, or practically anyone in between. In Cyberpunk 2077, you steal a prototype biochip that can set you up for life. Being filthy rich. Più 1, più 2, più 3, tutto il resto è uguale, è solo, è sale solo il numerino, sì, classico Sì, livello massimo 20 Ma questo... Alla prossima Morgotto, buon appetito, stammi bene E, e stai al sicuro, stai safe E livello massimo 20 perché... Eh, se, eh, allora, tu conta che il, il gioco di il ruolo di Cyberpunk... La spiegazione potrebbe essere questa. Il gioco di ruolo di Cyberpunk si basa sul D20 system. E il D20 system comprende, diciamo, fatto da quello da the Wizard of the Coast, diciamo, comprende appunto i 20 livelli. E si utilizza appunto tutto il dado da 20, le regole sono più o meno simili a quelle di D&D, a livello di utilizzo di, dadi, di sistema di dadi. Quindi il, il livello è, è fondamentalmente, fondamentalmente settato per quello, ma non è il livello che mi preoccupa. Non è il livello che mi preoccupa. Io ho preso le Adidas Cyberpunk 2077 e messe in una teca, sono da ricoverare, pezzo da collezione... Paura. No, no, per me non sei da ricoverare, perché all'interno di MMO.it io sono il più fanatico di merchandise, per cui molto probabilmente le prenderò anch'io. <ride> Quindi nel senso il... E non eh, comprendo perfettamente la, l, diciamo, il pezzo da collezione e soprattutto il, tutto il merch che, che sta, sta attorno. Quindi tu hai la mia più profonda comprensione, Zambi. Se le cose sono fatte bene, 20 livelli bastano, avanzano. Assolutamente d'accordo. Se le cose sono fatte bene, e ben bilanciate. Tendenzialmente, non dovrebbe esserci nulla di preoccupante. Ehm. Um, però è tutto da provare con mano, poi i bilanciamenti, le build, ci, sar ci saranno sicuramente build un pochino più forti, build un pochino meno forti, insomma, come com il classico, nel momento in cui fai un sistema di perk, un sistema, un sistema di, di potenziamenti, crei dei meta involontari. Ehm, come in Baldur's Gate 3? Assolutamente sì, essendo Baldur's Gate una città di, della lore Ambientato nella Sword Coast, nei Forgotten Realms e nel, eh, appunto nell'universo di DD ma sbrigati solo al mercato asiatico le devi prendere da te Guarda. io sono lento a decidere zambie non me le puoi dire una roba del genere queste cose vivrò con il magone per i prossimi giorni fino a quando probabilmente non le prenderò solo per il mercato asiatico ma perché vabbè me le piangerò prendo una scarpa sola una sola The other. Life being filthy rich. When its sealed container is ruptured, the only way to prevent the biochip from failing is to slot it into your head. It turns out it contains the digitized soul of Johnny Silverhand, a dead rocker boy with violence on his mind. You mean to say there's an actual terrorist in my head right now? He's out for revenge. Aims to bring down the megacorp that made the chip. Do whatever it takes to stop them, defeat them, gut them. What is in your head can shift the balance of power in Night City. The high and mighty will do anything to lay their hands on it. Told you I'd end you someday. The choices you make will shape your story and determine how events unfold. V, you gotta take them down! That's why we're here! But not everything in Night City is a matter of life and death. Sometimes it's about style, choosing your look. You're right. Your pastime is 30fps, comunque, just time. Choosing assim. how you spend your dirty money. Se, se. Welcome to the next generation of open world adventure. Immerse yourself in Cyberpunk 2077. È una roba. È una roba. Tra l'altro, prima di salutarvi amici Zambi3D, sei diventato massivo e mi hai fatto prendere un colpo. <ride> Tutte e due assieme, sei incredibile. Mi viene sempre un colpo con questi alert. transparente, il volume è troppo alto, dovrò, dovrò abbassare. Grazie mille comunque, grazie per sostenere il nostro progetto e grazie per seguirci. E, mh, prima di abbandonarvi, è giusto poi ricordare alcune cose dal punto di vista proprio puramente, puramente di cronaca e giornalistico, perché... Nel momento in cui. cioè, noi adesso non ci stiamo soffermando più di tanto su uno dei. degli aspetti di Cyberpunk 2077 che è più controverso, ovvero il multiplayer. Direte che c'è nel multiplayer che non va, le microtransazioni. Quindi, ci sono una serie di microtransazioni all'interno di Cyberpunk 2077 per quanto riguarda la sezione multiplayer. Che fanno un po' storcere il naso, ovvio. Poi c'è da vedere che tipo di microtransazioni sono, se sono solo cosmetiche, se sono roba, dipende quanta roba c'è, eccetera, eccetera. Però loro avevano comunque assicurato, avevano dichiarato più volte, come spesso succede a CD Projekt, che aveva detto: no, ma noi non metteremo mai i nostri dipendenti in crunch. O esattamente un anno dopo li hanno messi in crunch. Quindi, no, 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 non useremo mai microtransazioni, e ora le usano. È un aspetto più controverso e si è, visto ancora, si è visto ancora molto poco di quel lato lì. E mancano tre settimane all'uscita del gioco. Spero che nei prossimi nei, Night City Wire mi facciano vedere un attimino di cosa stanno parlando, giusto per essere trasparenti. Um, si prova a vedere, ma hanno detto solo per il mercato asiatico. Probabilmente se il gioco avrà successo la de-sbloccherà la frontiera sicuramente. Speriamo di sì. Speriamo di sì. Grazie comunque per aver cercato. Ota time to be alive, assolutamente, per, guarda, per la questione microtransazioni. Tra l'altro, cioè, nel senso, tra i migliori RPG candidati al The Game Awards c'è anche Genshin Impact. Un gaccia. Uno, uno di quei giochi dove devi spendere un macello di soldi. Probabilmente il prossimo Night City Wire sarà proprio al lancio. Sì, come doveva essere questo, tra l'altro. La cosa fortuita è che abbiamo già. dovrebbe esserci la colonna sonora già disponibile sulle piattaforme di streaming digitale di, di cyberpunk. Alcune delle tracce e era l'ultimo questo? L'ultimo, l'ultimo? Suppongo che al lancio facciano qualcosa però. Eh? Io non ho ricevuto. Comunicazione. Mm, sto andando a controllare comunque. Mm -hmm. All'inizio della stream, l'ultimo proprio. Vado a controllare perché sono curioso. Non lo hanno detto come avevo letto in un articolo se il gioco dovesse, avesse successo del crunch non fregherà più a nessuno ma in caso andasse male e Ma il, il bello è che del crunch dovrebbe fregare appunto giustamente per una questione anche di percezione tutta una serie di robe se ne dimentica però è, è importante anche da parte nostra poi mantenere un attimino viva l'attenzione anche su quello perché non è che si può cioè non è che una volta che hai il giochino e che ti stai divertendo cioè la salute delle persone che ci hanno lavorato dietro cazzo se ne frega eh parliamoci chiaro come Red Dead Redemption 2 Appunto, grande Plinius spero averlo ricordato. Magari al lancio faranno qualcosa di... Oddio, di, oh, di, di diverso, un evento celebrativo possibile. Al lancio la gente gioca, non guardi i Net City Wire. È anche probabile questo, eh. Cioè, nel senso, non hai tutti i torti. Ce cioè l'ho cioè a dire quello. Ma se loro mettono... Allora, ah, questo Net City Wire, se tu l'avessi guardato da Twitch... Anzi, forse lo hai. Cioè, nel senso, se guardi una stream che è collegata al loro Cyberpunk 2077... Ehm, ottenevi un diciamo l, una questione otteni un emote di Johnny Silverhand che comunque chi se frega è una robetta però metteranno sicuramente qualche contenuto magari qualche drop lo faranno su come tu dici ecco Matt non sono per, non sono per nulla d'accordo e ti chiederei se è possibile di mantenere comunque un tono un po' un po' più educato grazie e, l, e niente io vi ricordo amici di Chiaramente mettere il follow, chiaramente seguirci su tutte le nostre pagine Instagram, Facebook, insomma rimanete aggiornati, rimanete massivi. Proprio per la community quello che è ed esiste, un muro tra l'utenza e gli addetti ai lavori, anche un po' per l'NDA degli sviluppatori. Guarda, quello è vero, te lo posso seguire. Devono ripagare chi hanno Riffs in qualche modo. Eh, però non è, non è il massimo. Non è, non è il massimo. Comunque vi dicevo, seguiteci su tutti i nostri canali social, Facebook, Instagram, YouTube, seguiteci ovunque, rimanete connessi, aggiornati e massivi. E dai dai dai. Buona serata a tutti ragazzi, grazie mille per essere stati in mia compagnia.